Scorso 17 febbraio è stata inaugurata la nuova sede della Filarmonica in frazione Ceretta di San Maurizio, nel complesso che per molti anni ha ospitato la sede della scuola primaria della frazione. Enorme felicità, così come ha rimarcato Barbara Rivera, musico della Filarmonica. Inaugurazione della nuova sede della banda. Come vedete siamo già stati battezzati dalla pioggia, perché noi siamo l'abitué della pioggia, ci piace. Tutte le volte che andiamo a suonare a San Maurizio lo sappiamo, che non abbiamo la pioggia. Siamo molto contenti di questa nuova sede, che dobbiamo ringraziare il comune che ci ha permesso di utilizzare. Sì, tutti i musici saranno molto più contenti, perché adesso siamo ben più larghi, come avete potuto vedere, se avete visto la vecchia sede eravamo molto più allo stretto, adesso abbiamo due stanze, abbiamo il deposito e finalmente il maestro non dovrà rimodernare tutte le volte le sedie, tutti i leggi per la junior band e per la banda, che ogni volta dovevamo fare i traslochi. Molto contenta, come potete vederlo. Una grande opportunità per la cittadinanza, come ha sottolineato il sindaco Paolo Biavati. Quest'oggi inauguriamo a nuova vita l'edificio storico di Ceretta, quindi in qualche maniera questo edificio rinasce con la Cerettese, con la Filarmonica Cerettese, rinasce e prosegue la sua funzione di edificio che è il centro di fulcro culturale e sociale della nostra di Ceretta. Quindi io sono estremamente contento che la Filarmonica Cerettese abbia accettato la nostra proposta di utilizzare questi locali. È il primo tassello di un progetto che prevede il riutilizzo di questo edificio, di questa ex scuola primaria, per Ceretta, per le associazioni, e quindi questo edificio continuerà a far parte della comunità cerettese e sammauriziese. Quindi grazie a voi per il servizio che fate per tutta la comunità, non solo cerettese ma anche sammauriziese. Sono sicuro che lo saprete fare ancora meglio in questi locali più a largo, quindi avrete maggiori possibilità anche di ampliare la vostra attività. E appunto io vi auguro che in questi locali la Filarmonica Cerettese possa ancora per tantissimi anni accompagnare la vita della nostra comunità nei momenti di festa, nei momenti di riflessione, nei momenti istituzionali. Quindi grazie a tutti.